Da oggi volevo iniziare delle nuove biografie, come quella di Zadid, Libeskind, Gheri o Rinkulas, ma prima di iniziare a spiegare questi grandi architetti, devo appunto spiegare l'architettura decostruttivista, perché è lo stile architettonico che li accomuna un po' in tutto, anche se in declinazioni diverse. Appunto Zadid ha delle forme più morbide, Libeskind più spigolose, o Gheri è una via di mezzo e così via, però sicuramente hanno negli anni 80 creato questo nuovo stile architettonico che è l'architettura decostruttivista. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che escono dal razionalismo, quindi che ha contraddistinto tutto anche il modernismo dai primi del Novecento fino ancora a tuttora, nel senso si intrecciano le due cose, non è che finisce il modernismo o l'architettura razionalista per iniziare questa corrente, ma ovviamente appunto si intrecciano, però è la voglia di appunto uscire dalle forme tradizionali e quindi proprio smontare ciò che è costruito, ciò che è quindi costruito in maniera tradizionale. A tal proposito cito una frase di Zadid che così va a sintetizzare molto meglio questo concetto. Quindi lei dice: sono sempre stata interessata al concetto di frammentazione e all'idea di astrazione ed esplosione, decostruendo le idee della ripetitività e della produzione di massa. Quindi cosa vuol dire? Appunto ha usato proprio il concetto di decostruire le idee, no? E anche di distruggere la ripetitività, la produzione di massa, proprio ciò che è convenzionale. Quindi ha riassunto in maniera perfetta, secondo me, questo concetto. È un fenomeno appunto nato negli anni 80, in special modo nell'88 fu organizzata una mostra a New York, diciamo quindi come potrebbe essere dato come punto di inizio, nonostante i progetti ci fossero già precedenti, ma si sono riuniti appunto con questa mostra dei progetti di Gheri, Daniel Libeskind, Rinkulas, Peter Eisenman, Zadid, Bernard Tschumi e lo studio Kopp Himmelblau. Sono tutti appunto architetti che hanno lavorato e lavorano tuttora su questo stile architettonico, quindi che si basa proprio insomma è facile da riconoscere perché sono architetture molto spettacolari, molto belle, insomma dipende dai punti di vista, ma comunque interessanti da vedere e appunto danno all'occhio perché sono assolutamente non convenzionali. Quindi, ricapitolando un attimo, si basa proprio sul disarticolare, fare costruire frammenti, volumi deformati, tagli, asimmetrie. Appunto, come ho detto, ogni architetto poi la interpreta in maniera diversa, però sicuramente distruggendo i canoni estetici tradizionali. Inoltre, è possibile fare questo tipo di architettura grazie alle nuove tecnologie, infatti sfruttano tutte le potenzialità della torsione, del piegamento, dei nuovi materiali, delle nuove tecniche costruttive, quindi c'è sicuramente sempre uno studio, una applicazione di materiali e tecniche costruttive molto avanzati. I materiali prevalentemente usati sono come strutture in acciaio, che dà appunto la flessibilità di poter creare delle cose nuove, o anche la plasticità del cemento armato, che poi magari vengono ricoperti dal vetro o da materiali metallici, come può essere lo zinco titanio per il museo del Guggenheim di Bilbao di Gheri. Vabbè, ma non inizio a fare esempi perché ce ne sono attualmente molti. E quindi a tal proposito rimarco proprio l'importanza delle nuove tecnologie, a partire dalle tecniche costruttive, ai nuovi materiali, ma è anche importante sottolineare l'utilizzo del computer, quindi per poter progettare e gestire prima di costruire, quindi gestire in fase di progettazione, quindi appunto modellando già tridimensionalmente il progetto per poter capire come poter realizzare delle architetture così complesse. Quindi è un tipo di architettura che difficilmente si poteva fare
anche avendone la fantasia in tempi passati, perché ha bisogno proprio della nuova tecnologia. Boh, più o meno, quindi penso di aver fatto una panoramica. Alla prossima.